Buongiorno e buona settimana a voi tutti, cari amici, in questo 24 agosto 2020. Bene, ho appena finito di vedere, e direi dopo tanto tempo, in maniera integrale, un pay-per-view della WWE, ma era il primo con il pubblico, ovviamente non presente di persona, ma via Zoom, ma chi se ne, quindi. Ma che devo dire? Che questo SummerSlam 2020 è stata una figata alla grande. Innanzitutto, vabbè, il pre-show non l'ho visto, poi magari se avrò modo di guardarlo. Comunque, Apollo Crews ha battuto MVP in 6 minuti e 40 ed ha mantenuto il titolo degli Stati Uniti. Invece la main card, quindi proprio il pay-per-view, si è aperto con Bayley contro Asuka e direi che Asuka ha fatto vedere i sorcioni verdi sia a Bayley che a Sasha Banks, però contro Bayley nel primo match del pay-per-view ha perso, quindi l'ex ragazza bracciosa ha mantenuto il titolo femminile di SmackDown in 11 minuti e 35 secondi. Poi la card è proseguita con i Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford che hanno mantenuto i titoli di coppia di Raw contro Andrade ed Angel Garza, sostenuti dalla solita tacco 12 Zelina Vega in 7 minuti e 50. Qui bisogna vedere già da questa sera a Raw che cosa succede perché non lo so. È una coppia un po', a mio parere, non dico stravagante quella di Andrade ed Angel Garza, però vedremo. Poi Mandy Rose, la cara Mandy Rose di Otis, ha avuto la meglio su Sonya Deville in 10 minuti e 5 secondi, quindi. Per come era la stipulazione, Sonya Deville a questo punto non dovremmo vederla più, o chissà, per un pochino di tempo vedremo. E poi Seth Rollins contro Dominic Mysterio. Devo dire che anche se è stato il debutto di Dominic Mysterio, però qui davvero non mi è andata giù la cosa. È vero che sulla carta era strafavorito Seth Rollins, però insomma 22 minuti e 35 secondi sono stati fin troppi, ne potevano bastare anche 12-15 perché insomma il povero Dominic Mysterio è stato mazzingato, malmenato a destra e a manca. Comunque, come si dice, prima o poi il caro Seth Rollins avrà la vendetta, io ne sono sicuro, non sappiamo quando, ma saremo a vedere. Poi nel terzo ultimo match della serata, Asuka ha battuto Sasha Banks con la sua sottomissione, quindi la mossa caratteristica in 11 minuti e 25 secondi, quindi teniamo conto che Asuka ha lottato due match, quindi mezz'oretta no, però più di 20 minuti abbondanti di lottato se l'è fatta. Complimenti ad Asuka. Certo, volevo vederla Asuka Dubas con le due cinture, però sta di fatto che non mi ricordo contro chi domenica prossima Bayley e Sasha Banks difenderanno le cinture di coppia. Contro chi ho detto ora non mi ricordo comunque. Poi passiamo ai due main event perché alla fine sono stati due. Drew McIntyre che finalmente ha avuto la grande ovazione del pubblico, ha battuto in 20 minuti e 35 secondi Randy Orton mantenendo il titolo WWE. Mentre The Fiend Bray Wyatt ha battuto Braun Strowman ed è diventato il nuovo campione universale nel Falls Count Anywhere Match in 12 minuti, ma la sorpresona che abbiamo avuto a questo SummerSlam 2020 è stato il ritorno in pompa magna del Big Dog Roman Reigns che ha spazzato via The Fiend e Braun Strowman.
e ha lanciato un chiaro segnale, ovvero a me non mi interessa nulla di voi, ma a me interessa soltanto il titolo universale. Quindi che vuol dire a questo punto? Che bisogna continuare a seguirlo ad AEW, dobbiamo scoprire a Royal SmackDown subito che card la federazione ci proporrà per Payback domenica prossima. E senza dimenticare ovviamente come per esempio a settembre avremo il ritorno di NXT Gran Bretagna dal 17 settembre, quindi con la WWE non smettiamo mai di emozionarci. Poi insomma questo Thunderdome, una figata pazzesca. Anche, vi dico la verità, anche se c'è stato un solo, io credo che c'è stato solo un ritorno da quando ho visto a Summer, però è stato un ritorno con i controfiocchi, diciamo così. E ora bisogna vedere se per Payback quindi ci proporranno già un The Fiend contro Roman Reigns o un match a tre. Ora bisognerà vedere perché insomma non è che possiamo buttare così nel vuoto Braun Strowman, ci mancherebbe. Quindi insomma per me devo dire un giudizio, un pensiero mio abbastanza positivo sull'edizione 2020 di SummerSlam. Certo, un po' rammaricato per Dominic Mysterio, ma il ragazzo ne sono convinto crescerà, anche se sta prendendo mazzate a destra e a manca da un mesetto e mezzo, ma ce la farà, crescerà al meglio. Quindi, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Poi il video dove c'è il ritorno di Roman Reigns lo trovate anche sul canale ufficiale YouTube della WWE. Che dire, contentissimo di questo SummerSlam, non vedo l'ora di vedere Raw, SmackDown, NXT, Payback, insomma, dobbiamo continuare a seguirla WWE, non c'è motivo per non seguirla. Anche perché ora abbiamo l'innovazione del Thunderdome con i tifosi via Zoom, quindi the show must go on, lo show deve andare avanti, seguiamo la WWE, non l'abbandoniamo. Cari amici, dal vostro Nicolino è tutto, ciao a tutti, alla prossima, ciao!